Assessore Paolucci, una novità importante: dalla Regione arrivano fondi per il Teatro Marrucino e per le attività produttive di via Erasmo Piaggio. Esatto, investiamo 800.000 euro, 200.000 euro per il Teatro Marrucino, 600 per la zona industriale di Chieti Scalo e a mio avviso sottolinea questo impegno, questo ulteriore provvedimento approvato dalla Giunta regionale, la particolare vicinanza ai territori, in questo caso ovviamente alla città di Chieti e al suo aspetto più produttivo, che sia culturale o proprio legato alle attività economiche e produttive di Chieti Scalo. Ecco, ci avviciniamo poi a un momento importante per il Marrucino perché a gennaio ci sarà l'anniversario. Esatto, i 200.000 euro stanziati sono proprio rivolti alla celebrazione del bicentenario del Teatro Marrucino. Ulteriori fondi sono già stati dati nei mesi passati per quanto riguarda l'attività ordinaria e ulteriori ne arriveranno anche nelle prossime settimane. È stato dato un ulteriore ossigeno a una parte della città che ne aveva bisogno. Per quanto riguarda il tessuto produttivo, lì in via Erasmo Piaggio diverse attività insistono. Esatto, è anche un segnale molto importante perché se si crede, come l'accordo recente sulla Daico e con la Daico dimostra, nelle attività produttive, nel ruolo delle grandi intraprese, bisogna che le istituzioni siano vicine nel risolvere anche quelli che possono essere aspetti di funzionalità connessa, come nel caso di specie la viabilità e la mobilità.